l'assessore alla cultura di Roma, ma soprattutto vice sindaco di Roma, Luca Bergamo. Buonasera vice sindaco, benvenuto. Buonasera, buonasera a voi, grazie. Allora, vice sindaco, in che modo si può valorizzare questo immenso patrimonio artistico e culturale di una città come Roma? Bisogna capire che ci sono diverse forme di valore. Una è quella che noi siamo abituati a considerare, cioè i soldi che produce come attrattore turistico. L'altra, che è ancora più importante, è di considerare il patrimonio come un elemento integrante nella vita delle persone, perché se lo prendiamo così e siamo capaci di costruirci intorno un modo di vivere la città meno frenetico, meno stretto, meno rumoroso, noi miglioriamo la qualità della vita nella città e abbiamo anche un effetto sulla qualità del turismo che questa città riceve, che è meno mordi e fuggi ed è più sostenibile. Ora, il motivo del dibattito che c'è in questi giorni tra il ministro Franceschini e me, e lei, insomma, sì, me in quanto in questo caso rappresentante del governo della città, è che lui ha deciso di fare una riforma del sistema di gestione dell'area archeologica che risponde di più al principio di utilizzare al massimo i beni culturali per produrre denaro che deriva dalla visita dei turisti, peraltro sono già parecchio congestionati, in danno della capacità invece di intervenire sull'intera città nella chiave che stavo dicendo prima. E questo è un grande limite per Roma ed è un grande limite per il paese, perché se Roma è in grado di dare un contributo allo sviluppo del paese, anche all'uscita da questa profondissima crisi che lo investe, no? Investe il paese come l'Europa intera da anni, deriva proprio dal fatto da riuscire a inventarsi e costruire nuove forme di godimento di ciò che noi effettivamente abbiamo. E ciò che abbiamo è cultura, patrimonio, conoscenza. In che modo arreca danno questa scelta del ministro Franceschini? In che modo? Beh, arreca danno sotto due diversi profili. Uno è che, come dicevo, quando parla di parco archeologico del Colosseo dei Fori, nella riforma immagina qualche cosa simile a ciò che è stato fatto a Pompei, che però non sta in mezzo della città a Pompei, e cioè la situazione che noi già conosciamo oggi, che c'ha un difetto, ed è che c'è una zona perimetrata all'interno di cui possono utilizzare, viaggiare solamente i turisti. Viceversa, ci sono da anni discussioni, ma sarebbe giunto il momento di dare corso, anche grazie al fatto che finalmente, anni fa, grazie a chi ci ha preceduto, i fori imperiali sono stati sostanzialmente chiusi al traffico, di immaginare un uso di tutta quell'area lì, che va dal Celio fino al Circo Massimo e poi sull'Appia, che integra la visita di alcuni siti a pagamento, quindi il Monoseo, il Colosseo, i Capitolini, il Palatino, piuttosto che i Mercati Traiano, che sono delle isole all'interno di un grande parco pubblico, quelli sono a pagamento, il resto diventa uno spazio che la città, i turisti, le persone che vivono e passano possono vivere come uno spazio urbano, come un'enorme piazza. Ora, provate a immaginare, fa lo sforzo di immaginare di camminare, girare con tram. Stiamo lavorando alla prosecuzione del tram che dovrebbe tagliare via dei fori imperiali fino al Colosseo. Camminare in una enorme piazza, gigantesca piazza in cui si mischiano tutte le tracce della storia che viene dai romani fino ad oggi, e immaginare che potenza avrebbe questo dal punto di vista dell'immagine della città, del mondo, quanto su questo si può sviluppare di nuova impresa, che non deriva semplicemente dal fatto che uno vende il pezzo del biglietto. Sono due impostazioni diverse, profondamente diverse. Quella di cui sto parlando io è quella a cui si ispira tutta la gestione più moderna del patrimonio culturale in Europa. Quella che invece viene praticata con la riforma che può essere praticata attraverso la riforma che è stata messa in atto, corrisponde a un criterio diverso. Aggiungo un altro elemento. Che cosa succede con la riforma del ministro rispetto ad oggi? Oggi Roma, lo Stato ha una funzione che è propria dello Stato, è quella di tutelare il patrimonio culturale.
è una funzione che gli viene, come dire, sta nella Costituzione italiana. Come si fa questa cosa? La fa il Ministero dei Beni Culturali attraverso le sovrintendenze. A Roma esiste storicamente una cosa che si chiama sovrintendenza speciale. La specialità consiste nel fatto che i soldi che vengono generati dall'attività economica di queste sovrintendenze, e nel caso nostro Colosseo, Fori Imperiali, sebbene utilizzati in chiave turistica, resta nell'80% a disposizione delle sovrintendenze per fare interventi di tutela e valorizzazione, cioè di apertura di nuovi siti, svolgimento di attività culturali e via discorrendo. Anche per esempio quelle giornate di visita gratuita che noi abbiamo, no, cominciato a praticare agli inizi dell'anno. Oggi a Roma esistono una sovrintendenza per tutta l'area centrale e un'altra sovrintendenza, diciamo, è un sistema esterno che è più complesso. Che cosa succede con la riforma che viene fatta? Cioè che si restringe la sovrintendenza e la si trasforma in un parco archeologico che gestisce i fori, il Colosseo più la Domus Aurea, ed è il nucleo che oggi produce la quasi totalità degli incassi, e poi si crea tutto intorno a questa una grande sovrintendenza speciale che deve occuparsi della valorizzazione dell'intero patrimonio culturale della città. Com'è che viene finanziata questa seconda? Questa seconda viene finanziata attraverso un 30% dei ricavi della prima, cioè di quella ricca, quindi vuol dire che un pezzettino dei soldi che derivano dal turismo che viene raccolto nella prima viene trasferito all'esterno. La forza di Roma e la forza di quell'area lì, per esempio, prendiamo il Colosseo, sta nel fatto di essere, diciamo, il corpo, la testa di una cometa che si prolunga su tutta l'Appia. Il parco dell'Appia e la valorizzazione dell'Appia è stata già abbandonata oggi, in questo modo viene ulteriormente abbandonata. In più, se io sono il direttore del parco archeologico, no, più diciamo ricco d'Europa, cioè il Colosseo e i Fori, non ho particolari motivi per dedicare e per ingegnarmi a capire come l'offerta che io faccio vada anche a beneficio di altre zone della città che sono ugualmente belle, no, e ugualmente attrattive, perché non ne ho bisogno. Mentre chi gestisce l'altra parte, diciamo la parte tra virgolette povera o meno, no, meno vissuta di oggi, si trova in una condizione sistematica di minorità o competizione nei confronti di quello più forte. Noi abbiamo proposto al Ministro una cosa tutta diversa, cioè di fare un ragionamento sull'intera città, è un ragionamento che rispondesse di più a quell'impostazione di cui parlavo io. Il Ministro aveva in testa di completare la riforma che ha già fatto in altre parti d'Italia in questo modo, l'ha fatta. Io continuo a mantenere il mio, diciamo, la mia diversità d'opinioni. Cercheremo ora, nei limiti del possibile, con un cercando di, insomma, di imporre o di negoziare delle modalità di gestione di queste aree, di ridurre il danno che ne deriva per le ragioni che dicevo prima. Senta, ma non è quindi, però non è solo un fattore di percentuale, cioè mi sembra di capire, no? È proprio un modus pensandi, insomma, che è completamente diverso, un modo proprio di concepire. Beh, perché lei ha parlato di un 30%, che comunque è una cifra rispetto appunto a questi incassi, una cifra abbastanza, possiamo dire, anche, insomma, non dico irrisoria, ma comunque, no, bassa, una cifra bassa rispetto a quello che si può investire nel resto appunto del patrimonio culturale della città. Quindi se si elevasse la percentuale, lei arriverebbe a un incontro, a un compromesso, oppure manterrebbe la sua posizione? Ah, diciamo, la mia posizione la mantengo, nel senso che non è solo una questione di soldi. Ovviamente i soldi servono per dare forza all'azione che va fatta sul resto della città. Io penso che sia, no, che ci sia una distorsione nella riforma in sé, cioè la distorsione è che si trasforma o, come dire, si ragiona immaginando che un pezzo di città o no, si musealizza una parte della città, mentre ciò che andrebbe fatto è rendere, diciamo, il patrimonio culturale parte integrante della città, perché ciò che si sviluppa intorno al patrimonio culturale, alla sua gestione, non intendo solamente in termini di servizi turistici, ma intendo in termini di ricerca per il recupero e per il restauro, la sperimentazione di modelli di gestione in cui si integra attività culturale
diciamo, produzione culturale contemporanea e patrimonio e un'infinità di cose che hanno a che fare con un'economia della conoscenza, non è ristretta alla gestione di un museo, è una questione che deve riguardare l'intera città, perché questa è la, in particolare su Roma, perché questa è la connotazione della città. Parliamo di processi, diciamo, sociali e processi economici che sono molto più moderni di quelli che sono diciamo, dietro la gestione diciamo, del patrimonio culturale come un giacimento, cioè come una risorsa economica. Da un lato c'è ossigeno, se vogliamo, cioè un fattore che consente la vita di tantissime altre cose, mentre dall'altro ci sta, appunto, se vogliamo di più, un giacimento, l'idea che uno ha un petrolio e lo, no, e lo usa, lo sfrutta al massimo, no, al massimo possibile lo sfruttamento. Senta, però invece noi abbiamo bisogno di altro, insomma. Ma è una domanda così secca invece, quanto vale il Colosseo? Quanto vale il Colosseo e quanto frutta il Colosseo a Roma e invece allo Stato? Perché c'è anche in corso un'interrogazione di Scelta Civica che dice che persino allo Stato, alle casse dello Stato sono arrivati 9 milioni a fronte dei 22,5 di milioni che sarebbero dovuti arrivare, perché molti di questi introiti a incassare vanno soprattutto ai servizi aggiuntivi che sono composti anche da Mondadori Electa, cioè dalla famiglia Berlusconi, e da Coop Culture, cioè Lega Coop. Secondo me i numeri sono sbagliati, però i numeri vanno chiesti con, no, con precisione al sovrintendente che fa la gestione dell'area, che sarebbe Francesco Prosperetti. E da quello che risulta a me, diciamo, gli introiti complessivi del, no, del Colosseo sono intorno ai 60 milioni di euro l'anno, di cui il 20% va automaticamente al fondo di distribuzione nazionale, sì. Il restante al netto dei costi di gestione, che credo si aggirino intorno ai 10 milioni di euro su base annua, resta a disposizione della sovrintendenza per le attività di tutela e cosiddetta valorizzazione. La valorizzazione vuol dire lo svolgimento, no, di attività culturali e di servizi aggiuntivi che sono messi a disposizione dell'intera area. Bisogna considerare che però queste cifre sono a disposizione della sovrintendenza speciale, no, che riguarda l'area UNESCO da pochissimo tempo, perché la sovrintendenza speciale, così come è stata configurata pochi mesi fa. Cioè, prima non c'era una sovrintendenza speciale dell'area UNESCO, ma pochi mesi fa il ministro aveva fatto già una riorganizzazione delle sovrintendenze, no, romane, ridisegnandole no, secondo confini diversi. Quindi diciamo, i numeri sono questi, però insisto, dovrebbero essere messi a, come dire, verificati con, no, con il ministero, con la sovrintendenza speciale che fa la gestione. Senta, un'ultima domanda e poi la salutiamo, vice sindaco. Che cosa ne pensa invece dell'ingresso a pagamento del Pantheon, di quest'altra proposta del ministro Franceschini? È d'accordo o meno? Ovviamente non sono d'accordo, facendo un po' un'iperbole, no? È come se noi mettessimo, diciamo, un cancello alla piazza per accedere al Colosseo, così, no? Noi raccogliamo i biglietti delle persone che vogliono pagare il biglietto per andare al Colosseo. Non si può chiudere, no? È sempre la stessa filosofia di prima. Il Pantheon, adesso non so se tutti i romani, ma certamente molti di noi, no, conoscono il Pantheon e lo vivono come uno spazio, no, uno spazio della nostra vita, un posto bello in cui uno va, si stupisce, si innamora, parla, sente una musica, esce, vive la piazza. Cioè, la forza che noi abbiamo è l'elemento fondamentale che può rendere le nostre vite, no, molto più dignitose di quello, no, che sono soffocate dalle macchine, dal traffico, no, dalla corsa, è proprio la presenza di questi, no, di queste preesistenze, perché per tante ragioni, una anche che a me piace qualche volta suggerire, e cioè che curiosamente quando noi siamo in un, diciamo, in un posto che è antico, bello, no, che come ci fa pensare, cioè ci sposta nel tempo, questa presenza dell'azione umana compiuta molto indietro nel tempo rispetto a noi ha anche un effetto tranquillizzante sul fatto che, diciamo, la nostra vita in fondo non finisce con noi stessi, cioè, nel patrimonio, nel vivere il passato come una parte della vita civile, c'è un elemento rassicurante sul fatto che uno, sebbene sia, no, temporaneo sulla terra,
come collettività ha una proiezione nel tempo. Sottrarre tutte queste cose qui dalla, no, dal godimento di ciascuno, comune convivenza, sì, è un danno, no, a ciascuno di noi. Nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che è probabilmente la più alta espressione della cultura occidentale dei diritti umani, o comunque nasce così, all'articolo 27 c'è scritto che tutte le persone hanno diritto di godere dei beni, di godere della cultura e dei benefici dei progressi della scienza. Se si chiude, questo tutto scompare. Abbiamo capito, allora, vice non sindaco. Si può chiudere. Sì, allora guardi, l'ultimissima ci chiede un nostro ascoltatore Goffredo: come può un disabile arrivare ai fori imperiali per poterli visitare senza barriere? Velocissimo. Beh, se diciamo, i fori imperiali hanno moltissimi, a parte i fori imperiali, se parla dell'accesso ai fori, ci sono accessi sia nella parte comunale che nella parte pubblica, nella parte dello Stato ci sono accessi riservati alle persone con disabilità fisiche, quindi ci sono degli ascensori che portano a livello strada, no, a livello del sito archeologico. Noto che nella parte gestita direttamente dal comune il percorso, no, è molto meno accidentato di quello, no, che è gestito dallo Stato, perché la sovrintendenza capitolina ha fatto un eccellente lavoro, no, di costruzione di un percorso che è appunto completamente privo di ostacoli, cosa invece che non è stata ancora fatta completamente nella zona dei fori gestita dallo Stato. Peraltro sui fori c'è questa situazione paradossale che, sebbene, no, siano parte della stessa Roma, un pezzo, no, è gestito dallo Stato, un pezzo è gestito dal comune, sì. C'è un cancello in mezzo, questo cancello bisogna toglierlo. So che con questo e di questo parleremo, no, col ministro e col nuovo gestore del parco. Spero che si trovi un modo intelligente per farlo. Col sovrintendente Prosperetti abbiamo cominciato a lavorarci bene. Io la ringrazio, vice sindaco, la ringrazio di essere stato con noi, del suo tempo, a presto, spero di risentirla con novità rispetto appunto a Roma, alla cultura e anche insomma a quello che riguarda le novità proprio più in generale della nostra città. Grazie all'assessore alla cultura, al vice sindaco Luca Bergamo, e le auguro una buona serata, a risentirla. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori, arrivederci.